Allora, dottoressa, torniamo a noi e vediamo un attimo di capire bene. Cause, quando intervenire, in che termini, come? Spieghiamo un po'. Un quadro completo della Un quadro situazione. completo, esatto. Allora, innanzitutto, come dicevo prima, è importante, appena ci sono dei segnali di allarme, anomali, di rivolgersi a uno specialista, che sia il dermatologo, che sia il tricologo, però prendere seriamente in considerazione tutti i segnali. Vale a dire una caduta più cospicua del solito, presenza anomala di forfora, cuoio capelluto che si sporca molto rapidamente, capelli gretti, opachi. Sono tutti segnali d'allarme che devono farti preoccupare. Detto questo, le cause possono essere innumerevoli. È ovvio che diete drastiche non effettuate sotto un controllo medico, situazioni di stress fisico-psicologico, situazioni anche più gravi di chi sta affrontando per esempio una chemioterapia, può portare a una caduta di capelli transitoria. Questa transitorietà però deve essere sempre rapportata e valutata affinché non sia il presupposto di una caduta invece di una perdita di capelli che può essere degenerativa nel tempo. Voi siete in grado di fare delle analisi al riguardo? Assolutamente Quindi sì, perché comunque. di dire guarda che questo non preoccuparti, oppure sì, Esatto, preoccupati se esattamente. Una dura. volta analizzata la situazione, poi siamo in grado comunque di dare il consiglio più appropriato a ciascun caso. Quando si instaura invece un discorso di alopecia androgenetica, quindi quando il diradamento è di tipo progressivo e degenerativo, allora in questo caso l'unica cosa che si può fare è cercare di rallentare questo processo. Quindi, valutata la situazione, la soluzione è quella di rallentare il processo di assottigliamento e di caduta di capelli tramite tutta una serie di trattamenti specifici, di prodotti adeguati e soprattutto da alcuni anni nei nostri istituti è presente uno strumento che è veramente molto molto efficace che sfrutta la low level laser therapy. Questo strumento ci permette di andare miratamente a stimolare il metabolismo cellulare della matrice del capello. Quindi quello che si ottiene nell'arco di alcuni mesi di trattamento, poi ovviamente il tutto è personalizzato e rapportato alla situazione in esame, è quello proprio di vedere nel tempo un ingrossamento dei capelli, un miglioramento della qualità dei capelli, un miglioramento anche della condizione cutanea, di tutte quelle problematiche che possono essere annesse poi a una caduta di capelli. Ecco, questo che sta dicendo è anche interessante perché effettivamente anch'io nella mia profonda ignoranza sull'argomento, quando penso a un istituto specializzato, penso soltanto al trapianto di cuoio capelluto e quant'altro. Questo è un po' che c'è nell'immaginario collettivo di chi non è addetto ai lavori. Esatto. In Effettivamente dici realtà. vado dal tricologo, dermatologo, oppure parrucchiere che mi dà le fialette, però non pensi che ci possano essere dei trattamenti prodromici che secondo me Esatto. invece possono essere veramente anche un sollievo psicologico, perché se uno va per Sì. step, poi dici guarda questa è la tua ultima chance, quindi opera in questo senso, però ci arriva con una consapevolezza diversa di aver tentato tutto il possibile. Esatto. E quindi negli istituti, tipo l'Istituto Giglio, che poi se non sbaglio siete un po' in tutta Italia, Sì, no? siamo Quindi anche qui in Veneto, siete anche in nella più Veneto. bella provincia, non me ne vogliano le altre. Qual Beh, oltre Padova, mi salvo in calcio d'angolo, c'è Treviso. è? Assolutamente, sì, quindi vi trovate a Meravigliosa, Treviso e Padova, quindi vi trovano insomma con un po' di. meravigliosa città Treviso. L'amo. Assolutamente condivido. Allora, appunto dicevo, questa cosa qui, il fatto di seguire il paziente, perché a questo punto è un problema, una patologia, insomma, il fenomeno della caduta, per step, anche nel rafforzamento di tutto quello che può essere l'apparato del capello, può essere importante e utile, no? Ecco Ti perché è può così dare. importante, appena si hanno segnali d'allarme, di rivolgersi subito allo specialista, prima che la situazione degeneri. Il Quindi. laser, diceva lei, cioè in che termini agite? Dove agite? Sul bulbo pilifero? Allora, Cioè. la low level laser therapy sfrutta una combinazione di raggi infrarossi e raggi laser che hanno una determinata potenza, una determinata frequenza e lunghezza d'onda che vanno miratamente a stimolare il metabolismo cellulare non solo della matrice del capello, quindi consentendogli di sfruttare questa energia e trasformarla proprio in energia metabolica per migliorare la costruzione del capello. Questo tipo di energia luminosa va ad agire anche sull'apporto sanguigno, quindi migliorando l'apporto di sangue a livello di tutto il cuoio capelluto, non solo del capello. Ha un'azione anche sull'attività delle ghiandole sebacee, quindi comunque anche chi per esempio ha una cute particolarmente grassa da questo trattamento trae assolutamente beneficio. Quindi può migliorare il proprio capello? Assolutamente sì, assolutamente sì.
Ecco, facciamo un esempio concreti. Guardi, se mi consente, ma la dottoressa ha detto delle belle parole, ma dalla regia possiamo vedere Sì, qualcosa esatto, abbiamo le di concreto, visto che noi slide, abbiamo gli elementi esatto. concreti. Ecco, Allora, vediamo subito le non è il immagini, prima c'è una telefono. telefonata però, pronto? Sì, buongiorno. Sì, buongiorno, da dove chiama? Chiamo da Padova, Dica. volevo fare una domanda alla dottoressa. Sì, Io, diciamo, buongiorno. i problemi dei capelli l'ho risolto da un po' di tempi perché non ne ho quasi più. Però avrei il problema dell'eccessivo sebo che si verifica durante la notte nella parte alta, diciamo, della testa. Ecco, ma si può risolvere questo problema o è una roba naturale? E che età ha lei, scusi? 50 anni. 50 anni, benissimo, grazie. Prego. È un Dottoressa, giovanotto. giovane. Allora, diciamo che tutte le anomalie del cuoio capelluto, in particolar modo l'eccessiva produzione di sebo, possono essere trattate e migliorate. Innanzitutto dovremmo capire quelle che sono le abitudini del signore, quindi capire ogni quanto lavi i capelli, quando li lava, perché comunque sia durante il giorno che durante la notte la produzione di sebo è comunque diversa, la sudorazione è diversa. Quindi anche l'eliminazione del sebo comunque può essere correlata con la sudorazione. Quindi ritrovarsi, per esempio, la mattina con la testa completamente bagnata può essere sintomo sia di un'eccessiva produzione di sebo, ma anche di Che può essere stata una sudorazione. causa poi della caduta dei capelli? Allora, in realtà non è né il grasso né la forfora che fanno cadere i capelli, sfatiamo questo mito. È ovvio che però se abbiamo un cuoio capelluto fortemente intossinato non possiamo pretendere che questo sia un buon territorio per far crescere dei capelli sani. Quindi l'utilizzo di trattamenti specifici, prodotti mirati e corretti soprattutto e rapportati soprattutto alla situazione della persona, sicuramente possono migliorare la situazione. È ovvio che io il consiglio che posso dare al signore è comunque di venirsi a fare un check-up in istituto in modo tale che possiamo valutare effettivamente la situazione e poi consigliare eventualmente un trattamento o un prodotto Dei specifico. correttivi, benissimo, grazie Perché per la nostra se telespettazione. possiamo vedere, Eh sì, c'erano vediamo le immagini, delle immagini infatti. esatto importanti. Adesso dalla regia ce le mettono in onda. Io intanto avevo girato un po' la parola al presidente e volevo capire esempi concreti di queste situazioni, per esempio di intervento di laser, cioè una donna che ipotizziamo dopo una maternità ha avuto un indebolimento dei capelli, la perdita, eccetera. Poi teniamo conto che ci sono donne che hanno maternità veramente non tanto a 20 anni, ma un po' più in là. Possono trarre giovamento dall'intervento del laser? Assolutamente, perché allora, premesso che la caduta postpartum è un fenomeno assolutamente naturale e il più delle volte si risolve da sé. Ci sono alcuni casi invece, e sono poi quelli che vengono sottoposti alla nostra attenzione, questo fenomeno tarda a rimettersi sulla giusta via. Il laser in questi casi può dare un'assoluta accelerazione al processo di rigenerazione dei capelli e quindi di rinforzo degli stessi. Assolutamente sì, ma non solo in questi casi, anche in casi di post-trapianto. Ecco, se uno ha fatto il trapianto, vuole accelerare la ricrescita dei capelli trapiantati, assolutamente dà un ottimo giovamento. Pensi che in sole 12 settimane, ma se dalla regia ci Forse no, aiutassero, lo so, non so si se ci sono saranno dei perse. problemi È tecnici, un non lo so. fenomeno, perché ci aiuta molto poi a descrivere, perché altrimenti parliamo di concetti astratti. Il capello nell'arco di 12-14 sedute dà già i primi segnali di corposità, si Addirittura. inspessisce, sì, perché è una tecnologia che hanno studiato gli americani, come al solito fanno delle bellissime cose gli americani, sfruttando il mix di due energie. Energia laser e raggi infrarossi, questi arrivano direttamente dove devono arrivare, cioè in profondità, e vanno un po' come se andassero scusi, non è così, la dottoressa si esprime meglio di me, come se andassero a dopare il capello, mettendo in sesto tutto il processo produttivo. Ma non basta solo il laser, ci vuole un'ottima igiene del cuoio capelluto, Poi secondo me anche un un'igiene utilizzo di alimentare, cioè stimolanti, anche quello è molto esattamente, importante. Una serie di sì. fattori. Un attimo solo, pronto? 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 Sì, prego. Sente, volevo dire, io grazie a Dio ho 54 anni, quasi 55, problemi di capelli, ho appena qualche lì, minima perdita, grazie a Dio non ce l'ho, perché se diventassi calvo sarei, impazzirei. Ma volevo sapere una cosa, secondo la vostra esperienza su questo argomento,
è meglio trapiantare i propri capelli morti sul cuoio capelluto o è meglio rivitalizzare il bulbo, cioè farli rinascere? Perché io mi sono sempre posto questa domanda. Ecco. Qual è la miglior soluzione? Benissimo, grazie del suo intervento. Allora andiamo subito al dunque, quello che dicevo, si diceva un po' fuori, arriviamo al dunque. Allora, diciamo che è brutto da dire, però quando un capello non c'è più o è ridotto a un peletto, non c'è santo che tenga, voglio dire, non c'è laser che tenga. Se al di sotto la radice del capello non c'è più, non possiamo più pretendere che il capello rinasca. Il laser è assolutamente efficace nel momento in cui i capelli ci sono ancora, indeboliti, assottigliati, con un ciclo vitale più breve, allora lì sì che possiamo agire e ottenere degli ottimi risultati. Invece il trapianto, cioè, cosa avviene per avere prima e dopo quello che adesso ha lei in testa, una bella testa di capelli, poi vedremo come dalle immagini dopo la pubblicità che cos'era prima, ma che cosa è stato fatto al presidente? Allora. La cosa più bella, scusa, ti tolgo la parola, questa me la lasci. No, guadagno tempo affinché la regia queste foto ce le mandi. Eccolo qua. Ecco Giuliano. Eccolo qua. Allora, qui avevo 23 anni, ero diradato e accennavo a un piccolo riportino. Oggi, quasi cinquantenne, mi dicono che sono più bello e più giovane di quando ne avevo 23. Poi, gradualmente, potete notare l'aumento progressivo, può anche accelerare la regia la prossima foto fino ad arrivare alla parte finale dove c'è lo splendore, ecco, me lo dico da solo, sono un bellissimo ragazzo, 23 anni, adesso ne ho il doppio, dottoressa. Quindi quello che noi facciamo è questo, avviene attraverso... Cioè, torniamo indietro un attimo, chiediamo invece se può tornare indietro, cioè la degenerazione. Lei, lei vuole girare il coltello nella piaga. Indietro. Ecco, questa è diciamo, la maggior parte delle persone, no, io dico così perché tantissime persone certo. Vediamo in giro così. Sì. Sì. Quindi assolutamente non allora, è una cosa. Questo può essere un caso che può essere tranquillamente. Veniamolo un attimo a questa foto, cosa ci racconta quello che è successo. Oi. Sì. No, allora tranquillo, lo vediamo in giro. Questo è tanti che ci ascoltano, secondo me sono in questa situazione. Sì. Work in progress che peggiorerà, immagino. Cosa succede? Come si interviene? Allora, si fa intanto. Andiamo pure avanti adesso con le immagini. Una prima consulenza, si verifica l'opportunità di poter intervenire con il nostro procedimento e da qui si sceglie la metodologia più adatta. Il sistema biopelle che cos'è? Lo dicevamo prima. E quindi spieghiamo quello che chiedeva il telespettatore. Esattamente. È la ricostruzione di una seconda pelle realizzata con sostanze biocompatibili nei nostri laboratori. Quindi avviene in laboratorio, in giusto? Laboratorio. No. In quindi laboratorio. Si costruisce una pelle. No, infatti. Okay. La persona viene da noi. Facciamo tutte le impronte del caso, rileviamo tutte le impronte del caso, poi nei nostri laboratori vengono riprodotte varie sessioni dell'infoltimento. Vengono integrate al cuoio capelluto per mezzo di sostanze biocompatibili che ne consentono ovviamente quindi la fluidità. Quindi non c'è un intervento chirurgico? Assolutamente. Ah, nessun intervento chirurgico? No. Questi risultati così belli e con grande quantità di capelli, con l'intervento chirurgico lei non ha subito non possiamo, interventi? Quindi assolutamente. Niente. Il capello come è venuto fuori? Sono capelli veri, umani, di donatori che passano attraverso diversi processi di sterilizzazione e poi li usiamo su questa seconda pelle biocompatibile, trapiantandoli ovviamente. Le crescono? No, non nella crescono. Zona, io ho 28.000 capelli nella corona che non mi crescono, però quindi, non si vede. Insomma. Assolutamente, per cui quella è la lunghezza? Quella lunghezza, ma può cambiare perché lei li può tagliare, può integrarne più lunghi se desidera modificare il proprio aspetto. Questo accade frequentemente, diciamo che la regola per quanto attiene al discorso femminile, perché le donne cambiano stavo spesso. Stavo pensando più le donne. Sì. Noi uomini cosa vuole? Prendiamo un'immagine, ma questo accade anche per chi ha i propri capelli, non ha problemi di capelli, ha quell'immagine ma lì. Ma se la mantiene per tutta la vita. Io cambio spesso look perché dipende lavoro, da forse. Come mi alzo la mattina. Dico, oggi ma lei ci lavora capelli. Dentro. Cioè, anche ma da... sai, io sono molto molto messo all'angolo dai miei collaboratori perché sono sempre l'ultimo al quale pongono la loro attenzione. Per fortuna che i capelli ho, non mi lamento. Insomma, ecco. E quindi è possibile cambiare, comunque viene fatta una lunghezza standard, ma col tempo si sciupano, si rovinano? Assolutamente, sì. Ecco, l'aspetto usura. L'usura noi non riusciamo a quantificarla preventivamente perché, ne converrà con me, noi integriamo i capelli su delle persone che poi tecnicamente, teoricamente potremmo non vedere più perché possono autogestirsi la testa di capelli a casa.
L'usura che cos'è? Sono capelli che non crescono. Quindi, dagli oggi, dagli domani, pettinature, Eh shampoo, sì, altre infatti. cose, il capello si spezza e cade. Nel momento in cui perde il 10-12% della capigliatura reintegrata, non si nota. Superate queste percentuali, bisogna Bisogna intervenire. rivolgersi all'istituto e far reintegrare la parte mancante. Chiarissimo. Torniamo dopo a parlare di questo, pochi secondi di pubblicità, tra poco.